Salve a tutti, stramboidi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestion e oggi siamo in un nuovo gameplay di Moonlight Lovers e inizieremo la route di Ivan. Al momento attuale non ho idea di come saranno organizzata la pubblicazione del video perché lo sto registrando davvero tanto, tanto, tanto tempo prima e sto giocando tutte le route contemporaneamente perché il sistema di gioco fa cacare e quindi sono costretta a fare una cosa, altrimenti vedete tipo la route di Beliath fra 50 anni, probabilmente. Vedete. Tipo l'ultima route fra 50 anni. Detto questo, ora iniziamo la route di Ivan. Questa qui è l'ultima che sto giocando, o comunque con il quale sto iniziando il primo episodio. E diciamo che ancora non è che una preferenza, però per ora ancora mi servono le cose, però mi manca lui, che comunque lui dall'inizio mi ispirava un pochino, però vorrei vedere, perché penso che la tizia, Sequi, nel mio caso, non sarà un attimino un poco d'accordo che sia lui ad averla salvata, perché ricordiamoci che nel prologo, che se volete vedere vi lascio qui, che è l'introduzione alla storia prima che venga scelto il ragazzo, noi cadiamo dalla finestra perché lui ci spaventa, cadiamo e dobbiamo essere salvate e ci viene detto di scegliere un ragazzo. Detto questo, direi di iniziare la storia e vi ricordo che se la mia voce è troppo lenta, mettete la doppia velocità. Ok, c'è un profumo forte e inebriante nell'aria. Era uno strano mix di profumi floreali che contenevano una nota metallica inquietante. Ho iniziato a sentire suoni che sembravano provenire da molto lontano, quasi come se i miei sensi fossero intorpiditi. E poi un brivido mi corse lungo la schiena. Come una vittima che stava affogando in superficie, aprì lentamente gli occhi. Oh! Cos'è successo? Dove sono? Anche se soffrivo molto, mi sono seduta e mi sono guardata intorno. Ero sdraiata sul letto di fiori, dall'aspetto dei rami appiattiti ero lì da un po', ma quando ho dato un'occhiata da più vicino ho visto che molte piante erano effettivamente rotte e che i fiori erano stati strappati via. Era chiaro che non stavo sonnecchiando, qui era successo qualcosa di violento. Aspetta un secondo, mi sta tornando tutto in mente, gli uomini nella villa, la mia fuga e poi mi sono ricordata di essere caduta dal vetro della finestra. Ricordavo i frammenti di vetro sulla mia pelle, il terrore che provavo, il vuoto, l'orrore di tutto questo e poi l'oscurità. Gli altri dettagli erano ancora sfocati, ricordavo voci e volti, ma non riuscivo a collegarli a ciò che accadde dopo. Sapevo solo che pensavo di morire, ed era impossibile per me liberarmi di queste orribili sensazioni, quella sensazione di paura primordiale. Aspetta un secondo, le mie braccia. Ho abbassato rapidamente lo sguardo per esaminare il danno. Il mio vestito era strappato in diversi punti e la mia pelle era ricoperta di sangue. C'erano lividi ovunque, ma sembravano svanire. Ma nel complesso la mia pelle era in condizioni piuttosto buone. Che cavolo? Cosa mi è successo? Cosa significa tutto questo? Non stavo sognando, mi rifiuto di credere che fosse tutto un sogno. Era troppo orribile, non riesco a smettere di pensare a come quel ragazzo mi ha inseguito, come si è lanciato contro di me e mi ha spinto attraverso la finestra. Ma come sono sopravvissuta alla caduta? E com'è possibile che io possa ancora usare le mie braccia anche se sono coperte di sangue? Cosa sta succedendo qui? All'improvviso mi sentii nauseata e misi la testa tra le mani. Ero sull'orlo di un attacco di panico. Avevo bisogno di tirarmene fuori. In ogni caso, non posso tornare al villaggio. Attraverso la foresta nel cuore della notte e non ho intenzione di restare qui. Devo andare fino in fondo. Devo tornare al maniere e scoprire cosa sta succedendo. Tuttavia mi ci è voluto un momento per alzarmi, mi sentivo debole e instabile in piedi, come se fossi ancora in modalità di recupero. E la parte peggiore era che la mia memoria era ancora annebbiata. Oh, bene. Di nuovo nell'ingresso. Ricordo questa stanza e quanto mi sembrava grandiosa e maestosa quando sono arrivata la prima volta. Questo bellissimo posto avrebbe dovuto essere la mia eredità. Cioè, sarebbe stato se quei ragazzi non avessero preso il sopravvento. Mi sono persa qualcosa. Hanno anche il diritto di essere qui, forse l'avvocato ha sbagliato, e se i miei genitori non mi avessero lasciato niente? Ho iniziato ad avere le vertigini mentre consideravo questa possibilità. Aspettavo questo da anni, e ora mi è sembrato improvvisamente che stavo per perdere tutto. No, calmati, non hai idea di cosa stia succedendo qui. Devo stare calma e scoprire dove si nascondono quei ragazzi. Dovranno spiegare cosa stanno facendo qui. Ok, deve esserci una spiegazione per tutto questo, deve esserci e basta. Non stavo più pensando razionalmente, ero appena stata attaccata, devo aver cercato di scappare. Ma il mio istinto mi diceva di restare e di cercare gli uomini che pensavo di aver visto. Era difficile descrivere questa sensazione, ma non potevo resistere. Stavo diventando pazza. E oltre a tutto il resto, non riesco a sentire nessuno nel maniero. Questo non può essere vero.
Dovrei cercare di essere il più discreto possibile. Ho visto abbastanza film e letto abbastanza libri per sapere che non è mai una buona idea per l'eroina gridare a squarciagola per far sapere a tutti che è lì. Devo solo continuare a cercare, potrei essere in grado di prenderli di sorpresa. Ah, il nostro ospite è sveglio, cominciavo a preoccuparmi per te, signorina. Oh mio Dio, mi sono bloccata sui miei passi. Qualcuno era in piedi in fondo alle scale, lo riconobbi come uno degli uomini che avevo visto prima. Sarebbe stato impossibile sbagliarlo. Indossava abiti antiquati e aveva gli occhi bendati, e sembrava che ci fosse una spada allacciata al passante della cintura. Improvvisamente mi sono ricordata che non stavo portando un'arma. Ok, va bene, fai un respiro profondo. Volevi trovare i ragazzi che ti hanno attaccato degli squatter? Ora è il momento di sistemare le cose una volta per tutte. Andrà tutto bene. Almeno lo spero. Cercherò di essere amichevole. Io immagino che dovrei iniziare dicendo ciao, mi dispiace, non ho idea di chi tu sia e... Possiamo iniziare presentandoci? Il mio nome è Rafael, vivo qui, come ormai saprai senza dubbio, ma ancora non conosco il tuo nome. Va bene, beh, è Sequi, il mio nome è Sequi. Mi sono presa un momento per osservarlo un po' più da vicino. Ero davvero a disagio, era strano quanto fosse gentile e amichevole, l'intera scena sembrava surreale. Ma almeno di una cosa potevo essere sicura, non stavo sognando dopo tutto. Ascolta, non so cosa ci fai qui, ma non credo che tu abbia il diritto di stare su questa proprietà, e per di più, uno dei tuoi amici ha cercato di attaccarmi. Istintivamente incrociai le braccia, all'improvviso l'uomo sembrava molto meno amichevole, era quasi come se fosse infastidito. Sì, la scorsa notte è successo qualcosa di terribile, nessuno di noi se lo aspettava, ma ora sembra che siamo bloccati l'uno contro l'uno con l'altro. Cosa intendi con bloccato? Di cosa sta parlando? Sei l'unico che vedo qui in questo momento e non ho intenzione di restare qui ancora a lungo. In realtà potrebbe essere più complicato di quanto pensi. Quindi sveglia, lei è davvero sopravvissuta. Questo significa che devo di nuovo a Beliat un bel po' di soldi. Un altro di loro, questo ragazzo non era per niente come il primo, la mia reazione istintiva fu di fare un passo indietro. 2 contro 1, ero in inferiorità numerica e questo ragazzo, c'era qualcosa in lui che mi rendeva nervosa. Vladimir ti ha già detto di fermare i tuoi stupidi giochi di scommesse, non è un uso molto produttivo del tempo e finisci sempre per lamentarti di quando perdi. Vladimir ci chiedeva di smettere di respirare se il suono lo disturbava, è fisicamente incapace di divertirsi, ma lei, d'altra parte, ho la sensazione che ci divertiremo con lei. Non ho intenzione di lasciarlo parlare di me in quel modo. Un buon momento? Chi ti credi di essere? Ti dispiacerebbe dirmi cosa pensi sia così divertente? Se posso condividere le risate. Bene, bene, lei è esuberante. Peccato che tu non abbia scelto me. Mi piacerebbe insegnarti una lezione o due. Ethan. Cosa intendi con il ragazzo che ho scelto? Di cosa stai parlando? Potevo sentire un crescente senso di sventura mentre salivo, stavo lì a parlare con loro. E ora un nodo di paura allo stomaco mi diceva di non fidarmi del mio istinto iniziale e mi faceva riportare all'ingresso. Mi aveva riportato all'ingresso, aiuto, non mi ricordo. Mi sembrava che la nebbia nella mia testa si stesse gradualmente diradando. I ricordi della notte prima hanno iniziato a tornare in me. Sai qui, hai avuto un terribile incidente. Uno dei nostri amici ha perso il controllo di se stesso e ti ha attaccato. Riesco a immaginare un giovane uomo in piedi, immobile, i suoi occhi erano arancioni. Sì, stavo iniziando a ricordare questo ragazzo in modo più dettagliato. Sei caduta da una delle finestre del piano di sopra. È stata una caduta a 2 piani e sei stata gravemente ferita. Sì, e avremmo potuto fare una festa se Vladimir non avesse insistito per salvarti. Ethan. Un banchetto? Alla fine, come si è scoperto, abbiamo dovuto prendere misure drastiche per salvarti. Ho abbassato di nuovo lo sguardo sulle mie braccia insanguinate, eppure in qualche modo erano ancora intatte. Parte del corpo sbaglia, tesoro. Dovresti invece controllare qui. Ho strizzato gli occhi. Avevo un sorrisetto sul viso e stavo indicando il collo. Alzai la mano per tastarmi la gola e il lato del collo, controllando eventuali ferite. E poi mi sono fermata all'improvviso. Potevo sentire 2 rigonfiamenti che correvano paralleli sul mio collo, quasi come... No. Non preoccuparti, i tuoi capelli nascondono i segni dei morsi e guariranno abbastanza velocemente. Tu, cosa mi hai fatto? Non ho fatto niente, nemmeno Raff, non siamo quelli che hai scelto. Devi essere davvero incasinata nella testa per scegliere il pazzo che... Smettila, Ethan, sai che non dovremmo incolpare Ivan per il suo comportamento. Sì, beh, ora è come se fossimo bloccati con un cane randagio che non puoi controllare. No, grazie, sai che questo non è un posto per gli umani. La conversazione stava diventando sempre più strana. La paura lentamente si impadronì di me. Stavo avendo flashback più chiari della notte prima, la caduta dalla finestra. Ho dovuto allontanarmi da questo pazzo maniero appena ho avuto la possibilità. Ho
Mentre stavo facendo un passo indietro, ho urtato la superfic una superficie dura, faceva freddo. E dove pensi di andare, ragazzina? Mi voltai velocemente e mi trovai faccia a faccia con un terzo uomo. Mi guardava come un gatto pronto a balzare sulla sua preda. Lasciala in pace, Beliat. Non dovevi tenere d'occhio Ivan. Si stava preparando per sgattaiolare fuori di qui, in caso non l'avessi notato. Dovresti ringraziarmi. Dai, sai che anche se cerca di scappare il legame la fermerà. Eh sì, cosa ci fai qui? Per tua informazione, Ivan la stava cercando per scusarsi. Dovevo andare a prendere la nostra bella addormentata dove l'abbiamo lasciata, ma sembra che adesso si senta molto meglio, eh? Chiederle scusa a lei? Sì, come no. Chi potrebbe perdonare un ragazzo come Ivan? La stessa ragazza incasinata che ha scelto il ragazzo che l'ha quasi uccisa, comunque. Comunque non me ne potrebbe fregare di meno. Parliamo dei soldi che mi devi. Non rimarrò qui ad ascoltare questo. Farei meglio a ridurre le mie perdite. Ce ne sono 3 ore e non voglio sapere cosa hanno intenzione di farmi. Me ne vado da qui. Il ragazzo con i capelli scuri, Beliat, sembra essere distratto. Adesso avevo la possibilità di intrufolarmi e dirigersimi verso la porta, che era aperta di una fessura. Ero così veloce e agile che non avevo quasi il tempo di... Ehi, dove pensi di andare? Poi ho sentito una presa di ferro sul retro del mio vestito. È successo tutto in un lampo. Sarà già abbastanza difficile spiegarle le regole, tanto vale mettere le cose a posto adesso. Probabilmente è ancora sotto shock. Bene, allora dovremmo farla finita, giusto? Se non vuoi farlo io... Ivan, torna qui, per carità. Sembra una fuga precipitosa al piano di sopra. Ci fu un tonfo come se qualcuno fosse inciampato e... Inciampato e inciampato. I tre uomini si scambiarono un'occhiata, poi quello con la spada iniziò a salire la scala principale. E poi ho notato una figura in piedi in cima alle scale. Era lui, quello con gli occhi arancioni, quello che mi ha aggredito. E mi ha spinto attraverso la finestra. Vai via, non avvicinarti! Feci immediatamente un passo indietro, incapace di controllare la mia paura. Prima che potessi andare oltre, l'uomo dai capelli scuri mi afferrò per la spalla. Avevo una presa incredibilmente forte. Non potevo muovermi. Ivan, non credo che questo sia il momento migliore. È in una forma piuttosto ruvida e tu... Lo devo dire, Beliat, devo dirle che non lo pensavo davvero e mi dispiace tanto, non ho mai avuto intenzione di ferirla. Non è sorda, sai, ti può sentire bene. E per l'amor del cielo, calmati, mi fa schifo vederti così agitato. Basta entrambi, Ivan, devi calmarti, ho sentito Vladimir e Aaron che ti chiamavano, sto andando a... No, devo dirglielo prima. L'ho visto barcollare giù per le scale verso di me. I suoi movimenti erano a scatti e il suo viso gocciolava di sudore. Era quasi come se fosse sull'orlo di un esaurimento nervoso. Poi ho notato del sangue secco all'angolo delle sue labbra. Nel frattempo, l'altro ragazzo si mi stava ancora tenendo e non mi ha lasciato andare. Ascoltiamo cosa ha da dire. Ho anche una scelta. Comunque, non potrei andarmene ora, anche se volessi. Ora dimmi cosa hai da dire e vattene da qui. Io, va bene, non ci vorrà molto, ma grazie lo stesso, grazie per... Dacci una tregua e arriva al punto, Ivan. Va bene, allora ascoltami per favore, ti scongiuro. Mi voltai a guardare il mio aggressore negli occhi, ero arrabbiata e spaventata, ma sembrava così disperato che non potevo fare a meno di ascoltarlo. Ma avevo l'impressione che ci fosse qualcos'altro. Lo so di aver fatto una cosa orribile e so che anche se hai scelto me, non scusa quello che ho fatto. Forse salvandoti la vita ho incasinato il tuo futuro, ma non era mia intenzione. Che cosa? Non ero in grado di controllarmi. Ho provato, ci ho provato davvero, ma non vedevo un essere umano da giorni. Avevo bisogno di stare da solo, così potevo calmarmi. E quando ti sei presentata... Sono passati 8 anni e nulla è cambiato. Per favore, stai zitto. Ho perso la presa, l'impulso era troppo forte e più resistevo, più peggio diventava. So che avrei dovuto fermarmi, ci ho davvero provato. E poi ho fatto quella cosa orribile. Ricordo di aver corso su per le scale e di essere finita in quella stanza con l'enorme finestra. Ricordo che il vetro che si frantumava, i frammenti che scavavano nella mia carne, il sangue che scorreva nelle mie vene. E la caduta che sembrava durare per sempre. Poi l'impatto e l'oscurità totale. So che non vuoi ascoltarmi, devi pensare che io sia una specie di psicopatico. D'ora in poi terrò le distanze, ok? Abbiamo bisogno di... Siamo legati insieme ora, ma anche così ti lascerò in pace. Poi... Ti aspetti che facciamo il tuo lavoro sporco? Di sicuro non sarò io a mostrarle le corde. Cosa significa mostrarmi le corde? È un bene che nessuno te l'abbia chiesto, Madre Teresa. Dai, neanche tu lo volevi fare. Lo vuoi fare.
I miei amici si prenderanno cura di te meglio di me. Ti aiuteranno, ok? Vengo a trovarti quando mi sento meglio e allora possiamo parlare, va bene? Proverò a rallentare. Finirà mai, perché è così difficile capire che voglio andarmene? Uffa, sembra che dovrò superarli in astuzia. Va bene, ho capito. Quindi ne parleremo più tardi, ok? Anche se al momento non mi piace vederti di nuovo. Oh, va bene, grazie comunque, ti lascio in pace. Ethan, puoi accompagnare Ivan da Vladimir e Aaron? Devono essere troppo impegnati a discutere per venire a prendere il loro protetto. Sì, va bene, ci penso io. Ci vediamo, tesoro. Se hai bisogno di aiuto, non venire a cercarmi. Non preoccuparti, non succederà. Ho guardato nervosamente il ragazzo con i capelli bianchi che portava via il suo amico. Il ragazzo con gli occhi arancioni sembrava avere ancora problemi a camminare e sembrava quasi barcollare mentre andava per la sua strada. Mentre salivo le scale e giravo l'angolo, lasciandomi solo con il pigiama di Jokester e Mr. White, ebbi un'idea. È drogato. Questo spiegherebbe molto. Non è una cattiva ipotesi, e spiegherebbe molto, ma mi dispiace, tesoro, non è così, c'è una spiegazione più insolita per le sue condizioni. La sua condizione? Quale condizione? Ne parleremo un'altra volta, una volta che avrai avuto la possibilità di riposarti. Sono sicuro che ti piacerebbe lavarti e sdraiarti per un po', no? Non posso crederci, mi stanno davvero tenendo prigioniera. No, tutto quello che voglio fare è tornare al villaggio, capito? Quindi puoi denunciarci alla polizia, vero? Non c'è bisogno di essere aggressivi, Belliat. Sai, qui prima che tu prenda qualsiasi decisione dobbiamo parlare. Ti dispiacerebbe restare qui solo per una notte, avrei la tua stanza con una serratura e un po' di pace e tranquillità. Ho deglutito, l'uomo non mi aveva ancora lasciato la spalla. Era già notte ed ero sola, non avevo un veicolo o un modo per difendermi. E per di più, il maniero era nel mezzo di una foresta. Avevo davvero l'altra scelta. Tutto a posto, comunque sto finendo le opzioni. È quasi ora. Grazie mille, Sequi. So che questo deve sembrare molto insolito, persino bizzarro. Ti dobbiamo una spiegazione e ti prometto che ne riceverai una a tempo debito. L'uomo dietro di me sbuffò sarcastico, sembrava un brutto segno. Puoi aiutarmi a mostrarle i terreni, Beliat? Sì, ma facciamo in fretta. Tardi esco con Ethan. Non annullerò i miei piani solo perché Ivan ha incastrato ancora una volta. Ha incasinato ancora una volta. Vladimir lo sa. Solo se ci tratterrai, oltre farò come mi pare. Vedo, ebbene, da questa parte segui. La tua stanza è al piano di sopra. Cosa scoprirò dopo? Finora non c'è niente che io non abbia visto. Questo è il secondo piano. Hai già incontrato Belly e Ethan. Le loro stanze sono in questa sala. Anche la stanza di Aaron è qui. Lo incontrerai presto. Spero di no. No, dai, grazioso. Il primo bagno è in fondo al corridoio. È quello che usiamo. E da questa parte ho seguito Raphael. Belliat teneva ancora la sua mano saldamente sulla mia spalla. Mi faceva male. Ho iniziato a preoccuparmi che avrei avuto un livido. Questi saranno i tuoi alloggi. C'è un letto e un bagno separato. Spero che questo sia adatto a te. E se no, la mia camera da letto non è lontana, come hai visto. Ti fermi mai? Se vuole giocare, io giocherò. Oh, non credo che tu voglia che venga nella tua stanza, a meno che tu non abbia voglia di soffrire. Non sembri così duro, dopo tutto. Wow, sembra che Ivan si sia trovato un grintoso calice. Non tentarmi, mia cara, potrei accettare la tua offerta. Un calice? Ho appena sentito Rafael sospirare. Questa è la tua camera da letto, sei qui. Fai come se fossi a casa tua. Oh! Mi aspettavo che fosse buio e cupo, il tipo di stanza che mi farebbe venire voglia di correre nella direzione opposta. Ma non mi aspetto qualcosa di così accogliente. Non mi aspettavo. Nessuno sta usando questa stanza al momento, quindi puoi considerarla tua d'ora in poi. Credo che avessi delle cose con te quando sei arrivata. Te le riporteremo a breve. Oh, grazie. Come ho già detto, la porta ha un lucchetto. Se questo ti fa sentire meglio, ti daremo un po' di tempo per sistemarti. Ma non pensare nemmeno a cercare di scappare via. La porta d'ingresso è chiusa a chiave al piano di sotto. Beliat, non ha senso nasconderlo, vero? Ed ecco un consiglio: fatti una doccia. Ivan era troppo confuso per accorgersene prima, ma se non lavi via quel sangue ci saranno problemi. Mi ero quasi dimenticata di come apparivo. Ho iniziato ad arrossire quando ho capito che probabilmente avevo anche un cattivo odore. Ci sono dei vestiti puliti nella cassettiera e troverai tutto ciò di cui hai bisogno in bagno. Adesso riposati, ok? Parleremo domani. Va bene, sembra che abbiamo finito il tour. Alla fine Belliat lasciò la presa sulla mia spalla. Un secondo dopo se n'era andato. Mi aspettavo che Rafael restasse ancora un po', ma lui sorrise e se ne andò senza dire altro. Finalmente ero sola. Finalmente.
Questa è stata la notte più strana, stressante e deprimente della mia vita. È come un incubo. Tutto sembra così surreale, anche in questa stanza accogliente mi sentivo ancora a disagio. Tutto quello che volevo fare era fare la doccia, sprofondare nel letto e dimenticare tutto quello che era appena successo. Potrei anche andare a letto, prima mi addormento, prima mi renderò conto che è stato tutto un brutto sogno, almeno lo spero. Ha detto che il bagno non era lontano dalla camera da letto, giusto? Diamo un'occhiata. Oh, in realtà è carino, ho sempre trovato le vasche con le pantofole affascinanti. Questo bagno sembra caldo e accogliente. Anche con la porta chiusa mi sentivo un po' vulnerabile mentre mi spogliavo. Sembrava che gli uomini che vivevano qui potessero entrare in qualsiasi momento. Inoltre, potevo sentire i suoni dei loro passi nel maniero. Di solito mi piace fare il bagno, ma questa volta voglio solo farla finita. Una volta nella vasca mi sono presa un momento per esaminare il mio corpo mentre mi pulivo il sangue. Niente, non c'erano assolutamente segni di lesioni, a parte il livido sulla spalla dove quel bruto mi teneva così stretta. Che idiota, pensa di essere così grande. L'altro sembrava più carino, ma che succedeva con quei vestiti, quella benda, quella spada? Sono un gruppo strano, questo è certo. Ho sentito con attenzione i due rigonfiamenti sul collo, non ho potuto fare a meno di strozzarli per vedere se facevano ancora male. Poi all'improvviso mi è tornato in mente il ricordo del volto di Ivan. Il mio cuore ha iniziato a battere forte. Ho tolto velocemente la mano. Quello che è successo? Ho davvero bisogno di uscire da qui. Mi affrettai e finì il bagno. Mi sono sentita un po' meglio una volta che mi sono asciugata e mi sono pettinata i capelli. Il mio vestito era piuttosto in cattive condizioni, ma forse ce n'era uno pulito in camera da letto. Poi ho raccolto le mie cose e mi sono diretta in camera da letto. Una buona notte di sonno, finalmente. E voilà, ora mi metto solo dei vestiti puliti e salterò a letto. Ho afferrato la prima camicia da notte che ho visto nella cassettiera e mi sono preparata per la mia notte al maniero. Non volevo prendere più del necessario da questo posto. Proprio mentre stavo andando a letto mi sono ricordata che la porta aveva una serratura. A meno che non mi stessero mentendo, vediamo. Ho messo la chiave nella serratura e ho abbassato la maniglia per provarla. Sembrava aver funzionato. Quindi non stavano mentendo, ma... Improvvisamente mi è venuto in mente che questa poteva essere una trappola. Dopotutto, probabilmente avevano un secondo mazzo di chiavi e potevano aprire la porta della mia stanza ogni volta che volevano. Ma almeno in questo modo sapranno che non mi fido di loro. Sono stata troppo cauta, ma mi avrebbero fatto pagare questo più tardi. Cosa devo fare? Dovrei chiudere la chiave alla porta? Mi farebbe sentire più a mio agio, ma non voglio creare problemi a me stessa se lo scoprono. Lascerò la porta aperta. È orribile, ma non credo che faccia differenza se chiudo a chiave la porta o meno. Ho paura di come potrebbero reagire se chiudo la porta. Non mi fido di loro e sembrano persone molto razionali. Forse stanno solo aspettando una scusa per accusarmi di qualcosa. In ogni caso, probabilmente saranno in grado di aprire la porta indipendentemente dal fatto che io la chiuda o meno. Sarò ancora più stressata se la chiudo. Ho esitato ancora qualche secondo con la mano sul tasto. Morivo dalla voglia di girarlo in modo da poter sentire il click della porta che si chiudeva. Ma alla fine ho tirato via la mano, lasciando la chiave nella porta. Era inutile, davvero. Ah, spero di aver fatto la cosa giusta. Comunque, non serve a niente torturarmi. Tutto quello che voglio fare ora è dormire, cioè, se sono in grado di farlo. Vedremo cosa succederà. Sentendomi un po' tranquilla, mi sono rimboccata le lenzuola, che erano piacevolmente morbide e fresche. L'intimità della stanza mi ha aiutata a rilassarmi un po', la mia mente ha iniziato a vagare. Mi sono sentita vuota ed esausta, ma la parte peggiore non era sapere cosa aspettassi il giorno dopo. Sfortunatamente ero troppo esausta per pensare, ho smesso di resistere e ho potuto sentirmi scivolare nel sonno. Mi sono addormentata con l'immagine di due scintillanti occhi arancioni impressi nella mia mente. Ho aperto gli occhi a metà, mi sentivo intontita, come qualcuno che si sveglia da un sonno profondo. La stanza era piena di una morbida luce dorata. È già l'alba, avrei potuto dormire così poco, non c'è da stupirsi che io sia ancora stanca. Mi alzai sul letto e mi guardai intorno, è stata allora che ho capito che non era mattina, la luce nella stanza proveniva dal sole al tramonto. Wow, così ho dormito tutto il giorno, come un dosso su un tronco. Ed è così silenzioso. È stato sorprendente, soprattutto dopo tutto il rumore e il trambusto della sera prima, avevano lasciato tutti il maniero. Questa potrebbe essere la mia occasione per scappare, o almeno per dare un'occhiata in giro.
Vado a vestirmi e scoprire cosa sta succedendo. Almeno nessuno ha cercato di entrare nella mia stanza mentre dormivo. Mi preparai e ascoltai attentamente la porta e i segni di vita. Sembrava che la costa fosse libera. Non c'è nessuno in giro. Non so se dovrei essere preoccupato o semplicemente rilassarmi e divertirmi. Con cautela mi avvicinai lungo il corridoio. Mi ha reso un po' nervoso vedere che le porte di tutte le camere da letto erano chiuse. Forse stanno dormendo, dopotutto erano così svegli nel cuore della notte. Che tipo di persone stanno alzate tutta la notte e dormono durante il giorno? Artisti, forse, o animali da festa? Darò un'occhiata anche al piano di sotto, forse troverò qualcosa da mangiare. Stranamente, non avevo affatto fame, anche se non avevo mangiato nulla dalla sera prima. Qualcosa deve aver ucciso il mio appetito. Prima di scendere le scale, ho guardato le scale e ho sentito un nodo allo stomaco, ma ho raccolto il mio coraggio e sono scesa ad esplorare il piano sotto. Il maniero sembrava meno impressionante alla luce del giorno, faceva molto più caldo, quando era illuminato di notte. In quel momento il maniero sembrava quasi abbandonato. Ho sentito la gola stringersi quando ho pensato a tutto quello che era successo, di come si erano comportati gli uomini del maniero riguardo a quello che mi avevano ferito. Beliat, quello con i capelli neri, aveva detto che la porta d'ingresso era chiusa a chiave. E se stesse bluffando? Diamo un'occhiata. Il mio cuore è iniziato a battere più velocemente, mi sentivo come se stessi confinando. Ho guardato a sinistra poi a destra, la mia gola era secca, ho cominciato a camminare verso la porta, cercando di comportarmi in modo naturale. Ho afferrato la maniglia, poi mi sono guardata intorno di nuovo per assicurarmi che non ci fosse nessuno. Alla fine ho tirato con tutte le mie forze, cercando di aprire con la forza delle pesanti porte di legno. Ecco, mia sorpresa, le porte si spalancarono. Il suono dei cardini che scricchiolava poteva essere sentito in tutto il maniero. Dang it! Stavano mentendo! L'ho vista il sentiero dalla porta principale che si estendeva davanti a me. Il sole stava tramontando in lontananza, quasi scomparendo dietro gli alberi. Sembra che non ci sia nessuno in giro. Potrebbe essere questa la mia occasione per scappare. Sono stato congelato sul posto. Io ho immaginato cosa sarebbe potuto succedere dopo. Mi vedevo correre per i boschi finché non sono arrivata al villaggio, alla libertà, e poi di nuovo al maniero per cacciarli e rivendicare ciò che è mio. Ma il sole era quasi tramontato, il che significa che avrei dovuto attraversare la foresta al buio. Se mi avessero raggiunto, e se uno di loro avesse cercato di attaccarmi di nuovo? Sarebbe meglio se provassi a negoziare con loro per rilasciarmi andare. Questa potrebbe essere la mia unica possibilità per un po'. Devo prendere una decisione. No, è troppo rischioso. E se scappassi e mi raggiungessero? E se mi inseguissero attraverso la foresta? Conoscono la zona meglio di me. Dannazione, odio l'idea di lasciare che mi dicano cosa fare, ma ho davvero una scelta. Se scappo ora, probabilmente mi raggiungeranno prima che arrivi al villaggio. Sanno la strada attraverso i boschi meglio di me. E poi potrebbe decidere di rinchiudermi per davvero questa volta. Strinsi la mascella e strinsi ancora di più la maniglia della porta. Ero furiosa. Il cammino verso la libertà si stendeva davanti a me, ma stava diventando chiaro che era solo un'illusione. Scappare sarebbe come mettermi un bersaglio sulla schiena e aspettare che sparino. Ero in svantaggio, non si fidavano ancora completamente di me. Non sarò mai in grado di sopraffarli. L'unico modo per uscire di qui è se decidono di lasciarmi andare. Mi fa così arrabbiare, ma dovrò negoziare con loro. Pensavo di aver preso la decisione giusta, ma anche così potevo sentire la rabbia ribollire dentro di me. Avevo aspettato così tanto tempo per ereditare questo maniero. Finalmente avrei avuto la mia indipendenza, e poi all'improvviso mi è stato tolto tutto. Ho chiuso lentamente la porta e ho abbassato il bar con un forte tonfo. Mi sembra di chiudermi nella mia gabbia. Potrei anche esplorare il resto del maniero mentre decidono cosa fare di me. Ok, biblioteca. Ero di pessimo umore quando ho chiuso la porta. Sono entrata nella prima stanza che ho visto sperando di calmarmi un po'. Sebbene mi fossi già nascosta qui prima, mi ero presa davvero la briga di esaminarlo. Ma c'è la luce. Wow, che collezione! La biblioteca aveva un fascino antico. All'improvviso mi sono ricordata che questa raccolta di libri poteva appartenere ai miei genitori. Ho iniziato a sfogliare i titoli sugli scaffali, cercando avidamente indizi. Ci sono molti libri in lingue straniere e alcuni volumi davvero vecchi. Incuriosita, ho sfogliato alcuni libri.
La maggior parte di loro riguardava la scienza o la biologia, anche se non conoscevo il latino o le altre lingue in cui erano scritte, potevo dire che alcune di esse contenevano tabelle di classificazione, piante pressate e modelli anatomici di esseri umani e animali. Ma c'erano altri. Questi libri sembrano sull'occulto e sul soprannaturale. Ho scansionato le loro pagine per maggiori dettagli. Potevo vedere formule, pentagrammi e iscrizioni di pietre preziose ed erbe, ma c'erano anche capitoli su mostri, demoni, lupi mannari, banshee, vampiri, draghi. Cos'era tutto questo? Finora ho trovato tre libri sull'argomento. I miei genitori erano interessati alle creature fantastiche. Eppure questi volumi erano sorprendentemente scientifici. Ho iniziato a sentirmi a disagio, così ho rimesso i libri al loro posto. Persa nei miei pensieri, ho notato che c'era anche una scrivania nell'angolo. Probabilmente dovrei dare un'occhiata, potrebbe esserci qualcosa di interessante nei cassetti, forse anche alcune delle cose dei miei genitori. Mi sono presa un momento per ascoltare eventuali rumori sospetti, gli ultimi raggi di sole stavano scomparendo sotto l'orizzonte. Quando ho sentito il suono dei passi, mi sono sentita improvvisamente sconfitta, non avevo lasciato il maniero dopo tutto, erano appena stati nelle loro camere da letto. Beh, non vale la pena finire nei guai per questo. Tornerò quando ne avrò la possibilità. Vediamo che cosa hanno da dire oggi. Beh, potrebbe essere peggio. Era chiaro che ad alcuni degli uomini del maniero non piacevo, ma almeno due di loro sembravano ragionevoli. Ciao! Sono sempre loro, mamma mia! Sembra che siano sorpresi di trovarmi qui. Ciao, e sei qui, giusto? Giusto. Come ti senti? Sei riuscita a riposarti un po'? Immagino di stare bene. Anche se non è così che immaginavo di passare la prima notte nella mia nuova casa. Credeteci, vorremmo che non fosse così. Mi scusi, ma cosa intendi dire? Ti rendi conto che per te è illegale restare qui, vero? Sei nella proprietà di qualcun altro. È vero, ma Vladimir ci ha detto che non era un problema. Cosa? Come avrebbe potuto dirtelo? Le circostanze della scomparsa dei miei genitori erano ancora un mistero. Vladimir sapeva qualcosa che io non sapevo. Bene, puoi dirgli che ha commesso un errore enorme. Vedi, questo posto apparteneva ai miei genitori e ora sono la legittima proprietaria, quindi forse dovresti provare a stare dalla mia parte mentre risolviamo la questione. Non volevo sembrare così fredda, devono aver pensato che fossi un grande snob, ma stavo perdendo la pazienza e con una buona ragione. Aaron guardò Raphael che stava lì con la benda. Questo cambia un po' le cose, non è vero? Avrebbe cambiato le cose se Ivan non l'avesse trasformata nel suo calice. Cosa ti aspetti che facciamo adesso? Non ne ho idea, ma forse dovremmo smetterla di comportarci da bruti. Se è davvero pr la proprietaria di questo posto, dovremmo mostrarle un po' di rispetto. Ho iniziato a nutrire le mie speranze, anche se ero un po' confusa co dalla parola calice. Non ho capito cosa volessero dire. Non sono sicura che gli altri si saranno d'accordo con noi. Non sa nemmeno la verità su di noi ancora. Sai, posso sentirti. Me lo dici da ieri sera e stai iniziando a spaventarmi. Di cosa stai parlando? Non sta a noi dirtelo, questa è la responsabilità di Ivan, è lui che ti ha messo in questa situazione. Continua a cercare di evitare la domanda. È una sorta di scherzo o un modo per giustificare tenermi rinchiusa qui? È davvero più complicato di quanto pensi, d'ora in poi sarai molto legata a noi e non possiamo fare nulla per cambiarlo. Ovviamente, ed è per questo che non posso andarmene, eh? Ne avevo abbastanza. Girai i tacchi e mi avviai con determinazione in direzione della porta. Sei qui, dove stai andando? Sto uscendo di qui. Cosa ne pensi? Non rimarrò più qui. Ne ho abbastanza di ascoltarti e di essere manipolata. Me ne sto andando. Ma ti abbiamo detto che non è così semplice. Non puoi andartene così. Oh, veramente? In ogni caso non potrei nemmeno aprire il... Spalancai le porte, godendomi il rumore dei cardini che scricchiolavano e la leggera brezza sul mio viso. La porta non era chiusa a chiave. Beliat avrebbe dovuto chiuderla. Penso che l'abbia fatta apposta, Aaron. Sembra che alcune persone speravano che me ne andassi, realizziamo il loro desiderio. Sono uscita e ho iniziato a camminare lungo il sentiero con un senso di determinazione. Non ho guardato indietro. Dovevano capire che non aveva senso cercare di fermarmi. Uffa, non ci posso credere. Ho sentito una mano stringermi il braccio così forte che non ho potuto trattenere un urlo. Era un misto di dolore e rabbia. Cercando di liberarmi, inciampai pericolosamente verso le scale. Un dolore acuto, un lampo, l'oscurità e il suono distante di voci appena percettibili. Per l'amor del cielo, Aaron, non dovevi essere così duro con lei, l'hai spaventata? Scusa, forza dell'abitudine.
Immagino che non dovrei essere sorpreso. Riportala nella sua stanza. Dopo un colpo del genere rimarrà intontita per qualche ora. Tutto a posto, e poi dobbiamo parlare con Ivan. Non possiamo tenerlo al guinzaglio, non è il nostro lavoro. Hai ragione, ma una cosa alla volta. Ne ero completamente fuori. Ho sentito un braccio che mi passava sotto le ginocchia e un altro che mi sosteneva la schiena. Ero floscia come una bambola di pezza e un attimo dopo qualcuno mi ha portato via e ho perso completamente conoscenza. La mia testa. Con qualche difficoltà ho aperto gli occhi. Mi sentivo come se avessi una sbornia. Ero sdraiata a faccia giù sulle lenzuola. Era tutto buio. Mi girai sulla schiena, trasalendo quando sentivo un dolore slanciante dietro le tempie. Ero di nuovo in camera da letto. E all'improvviso mi sono ricordata che era cosa era successo. Quel piccolo sporco. Dai, sul serio? Serio. Mi alzai immediatamente sul letto, girando la testa. Ero troppo arrabbiata per preoccuparmi del mio mal di testa. Quindi mi hanno buttato giù e mi hanno riportato qui. Pensano che questo sia un film horror per adolescenti. Mi alzai e iniziai a camminare avanti e indietro, stringendo i denti. Era ancora notte, ma non ero in grado di dire se fosse passato un giorno da quando ero stordita. Quindi vogliono fare il duro, eh? E pensano che io sia una bambina debole che non riesce a scappare. È un peccato, più le persone mi sottovalutano, più voglio dimostrare che si sbagliano. Mi sono seduta a gambe incrociate sul pavimento, guardando attraverso la finestra verso il giardino. Mi sforzai di sentire rumori provenienti da ogni parte del maniero, frammenti di conversazioni, passi sui pavimenti in legno, gente che andava e veniva sui diversi piani. Non era il momento migliore per cercare di scappare. Tutti sembravano dormire durante il giorno, tutto quello che devo fare è aspettare l'alba e poi scivolare via inosservata. Ho allungato il collo per vedere fuori. Mi sono sentita meglio quando ho visto il rossore del rosa nel cielo, lontano all'orizzonte. Erano le prime luci dell'alba, non avrei dovuto aspettare a lungo. Inoltre, non ho niente da mettere in valigia. L'avvocato ha una copia dell'atto di proprietà. Tutto quello che devo fare è mostrarlo alla polizia e loro si occuperanno del resto. Non riesco ancora a credere che nessuno si sia reso conto che c'erano persone che vivevano qui. Ma poi mi sono ricordata di cosa aveva detto l'avvocato. Aveva conosciuto i miei genitori. Mi ha detto che erano brillanti e affascinanti, ma erano estremamente riservati e non gli piaceva socializzare. Ecco perché sono finita in un orfanotrofio e non con uno dei loro amici o familiari. Non esattamente la tua infanzia ideale. Ero davvero l'unica persona nominata nel testamento dei miei genitori. Erano così solitarie. No, non solitarie. Avevano l'un l'altro, almeno ne ero sicura. Potrei dire che erano vicini dai documenti che mi hanno lasciata. Avrei anche trovato qualcuno con cui condividere la mia vita un giorno. Sarei così innamorata da non sentirmi mai più sola, anche se il mondo intero fosse contro di me. Sembrava tutto così lontano nel futuro. E siamo reali, ho cose più urgenti da affrontare al momento. Ho guardato la porta, chiedendomi se dovevo chiuderla o no. Alla fine ho deciso di fare la stessa cosa che ho fatto la prima volta. Forse era psicologico, ma mi ha aiutato a sentirmi un po' meglio. Stavo per tornare alla finestra quando udii in lontananza il rumore di passi frettolosi. Sembravano provenire dal piano di sopra, chiunque fosse si stava avvicinando. Cosa sta succedendo adesso? Mi aspettavo che la persona si voltasse e scendesse dalla seconda scala, invece sembrava che si stesse dirigendo lungo il corridoio in direzione della mia camera da letto. Che cos'è? Istintivamente ho fatto qualche passo indietro finché non ho avuto la schiena contro il muro. Ora non c'erano dubbi al riguardo, erano davanti alla porta. La porta non l'ho chiusa a chiave! Ho iniziato a farmi prendere dal panico quando ho visto la maniglia girare. La porta si spalancò così violentemente che rimbalzò contro il muro accanto. Ivan era lì in piedi, con l'aria smarrita, mi fissò, poi si voltò verso la porta, sembrava esitare. Ero congelata, con le spalle al muro. Cosa vuoi? La mia voce doveva essere stridula perché Ivan sussultò per la sorpresa e cominciò a fissarmi. La porta non era bloccata? No, non lo era, ma ovviamente avrebbe dovuto esserlo. Come ho potuto essere così stupida da pensare che mi avresti lasciata in pace? Fece un salto indietro ancora una volta, con mia sorpresa sembrava ferito o almeno un po' triste. Fu allora che notai quanto fosse orribile. Grondava di sudore e aveva i capelli arruffati contro le tempie. C'erano cerchi scuri sotto i suoi occhi e la sua pelle era diventata di nuovo grigio mortale. E le sue mani tremavano. Ascolta, mi hai spaventato. Vorrei stare da sola. Per favore, vai via. Sobbalzò di nuovo sorpreso. A questo punto sembrava davvero angosciato, come se stesse cercando, senza successo, di concentrarsi sulla mia voce. Si guardò intorno freneticamente prima di posare lo sguardo su di me. Ivan,
La mia bocca era secca. Ha un aspetto orribile, mi chiedo cosa c'è che non va in lui. Non hai un bel aspetto, stai bene, vuoi che chieda aiuto? Anche se ero terrorizzata, speravo ancora che se ne sarebbe andato e se ne sarebbe andato. Non sembrava davvero in buona forma. La mia domanda sembrava disturbarlo, il suo viso si incupì, sembrava un bambino spaventato che stava per essere punito. No, non dovresti, non posso scoprirlo. Ho sentito un brivido corrermi lungo la schiena. Non ho avuto il tempo o il coraggio di giocare, dovevo uscire di qui il più velocemente possibile. Ci è voluto uno sforzo considerevole per staccarmi dal muro e camminare lentamente verso di lui. Ho lottato per rimanere stabile e per impedire alle mie braccia e alle mie gambe di tremare. Si è bloccato quando ha visto cosa stavo facendo, continuavo a guardarmi, con la mia grande disperazione non si mosse. Era impossibile definire l'espressione immutabile del suo viso, e ora stava bloccando completamente la porta. Ho deciso di provare un'ultima volta. Alzai la mano e gli feci cenno di calmarsi. Dovresti davvero. Poi si è avventato su di me e lì d'impatto mi ha fatto rotolare sul pavimento. What the fuck? Cominciai a tirarmi in piedi, ma Ivan mi aveva già inchiodato con il peso del suo corpo. Un forte odore di sudore misto a qualcosa di metallico mi colpì le narici. Allontanati da me! No, per favore, non. Ah, oddio, sto drogato. Ho intravisto i suoi occhi dorati ancora una volta. L'ho vista esitare per un momento. Poi il mantello gli scivolò lungo il corpo, i suoi occhi si indurirono e abbassò la testa. Ho iniziato a urlare a squarciagola. Il dolore era persino peggiore di quanto mi ero schiantata contro la finestra. Mi teneva ancora inchiodata a terra e ora avevo uno squarcio aperto nel collo che iniziò a gocciolare di sangue giù per la gola e la spalla. Ho lottato disperatamente per allontanare Ivan da me. La mia vista ha iniziato ad offuscarsi. Più mi muovevo, più era doloroso. Cosa mi stavo facendo? Oh, l'illustrazione! Ma io pensavo fosse un divano. Invece no, è il pavimento. Ah, ok, ho capito. Fermati, fa male! Ivan, lasciami andare! Ho sentito un dolore acuto quando qualcuno mi ha strappato via Ivan. Ah, lasciala! Ho urlato di nuovo e poi finalmente è finita. Aaron, l'uomo dalla pelle scura e abbronzata, aveva avvolto le braccia intorno a Ivan e lo stava tirando indietro. Il giovane ruggì e scosse la testa come un animale selvatico. Ho sentito un'ondata di nausea quando ho visto che la sua bocca era coperta di sangue. Non ci posso credere, calmati e riprendi il controllo di te stesso. Accidenti, guarda cosa hai fatto. Il dolore lancinante al collo divampava a ogni battito cardiaco, senza fiato, grondante di sudore e tremante. Premetti la mano contro la ferita aperta. Non passò molto tempo prima che fosse coperto di sangue. Il mio stesso sangue, lo stesso sangue che era sulle labbra di Ivan. Lasciami andare, ho bisogno di più. Non sei un animale, non riesci a calmarti da solo, se non riesci a calmarti da solo te lo farò fare io, tipo. Sono inorridita nel vedere Ivan girare la testa come un serpente e affondare le zanne nel braccio di Aaron. What the fuck? Le sue zanne erano insolitamente lunghe e affilate. Non c'è modo, non posso crederci, ci occuperemo di questo per giorni, non mi lasci scelta. Non mi aspettavo che Aaron reagisse in quel modo. Gettò Ivan contro il muro e lo mise in un braccio mentre il giovane lottava per liberarsi. Proprio in quel momento, Aaron affondò i denti nella parte posteriore del collo di Ivan. Il giovane ruggì ancora più forte mentre Aaron lo teneva saldamente al suo posto. Sembravano due lupi che lottavano per il dominio. Chissà. Ivan cominciò lentamente a calmarsi. Sembrava avere sempre meno il controllo dei propri movimenti. Poi finalmente, dopo quella che sembrava un'eternità, Ivan smise del tutto di muoversi. Aaron ritirò i denti dal collo di Ivan e poi lasciò lentamente la presa. Non più cosciente, il giovane è crollato a terra. Sono rimasta scioccata quando Aaron si è voltato a guardarmi. Si asciugò la bocca con il dorso della mano. Notai che le sue zanne affilate e luccicanti erano macchiate di sangue. Con mio grande disgusto, sputò sul pavimento. Che schifo, ma è camera tua! Ma non era saliva, era sangue. Ma che schifo! Non sapevo che questo sarebbe stato il modo in cui ti avrebbe accolto nel nostro mondo. Mi dispiace così tanto, segui. Ci saranno giorni migliori e spero che ti abituerai alla nu tua nuova vita qui. Almeno adesso sai con cosa hai a che fare. Questo è quello che puoi aspettarti da un gruppo di vampiri. Finisci il capitolo, vampiri, così. Aspetta, torniamo qui. Allora, di base, credo che Ivan sia comunque un personaggio abbastanza grazioso, carino, gentile, premuroso e cose varie, però mi dispiace appunto il fatto che essendo vampiro da poco, o comunque avendo tutti questi problemi, cioè, si comporti tipo, mi sembra tipo Ezekiel, ossessionato dal premio che diventa tipo Gollum praticamente per il tesoro.
Mi dispiace sta cosa. Però niente, per il resto non è male, devo dire. E niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!